No, veramente due battute. Uno sul fatto che sostanzialmente questo è un settore che si trova tra due, cioè a dibattersi tra l'altro dalla liberalizzazione e dalla ritrosia delle istituzioni ad applicare, cioè come dire, a venir meno rispetto a situazioni economiche consolidate che invece occorre in qualche modo sgridare. Questo quindi sicuramente una nuova normativa deve andare in questo senso. No, ma io sono l'aspetto, però ovviamente le riflessioni ci sono, io credo che il legislatore abbia tutte le possibilità per fare, diciamo, per porre in essere una normativa che sia equa rispetto alle posizioni, rispetto alle situazioni sia degli utenti che dell'ambiente che dei concessionari. In ogni caso, no, soltanto una notazione, il 2023, cioè come può un giudice amministrativo dire che è un termine congruo? Cioè, non è il giudice che può stabilire la congruità di un termine. E tra l'altro, questo c'è da dire che questo il giudice amministrativo l'ha già fatto. Sempre in materia ambientale, se non mi ricordo male, cioè quando aveva modulato l'annullamento, aveva detto in un'ipotesi, Sì, l'annullamento non va in fatto. posizione dei vincoli. Esattamente. Per non lasciare Cioè, privo di ma materia. sì, ho capito, ma D'accordo. cioè, diciamo che qui riusciamo a me questo fatto che il giudice Sì. amministrativo debba parlare, cioè debba stabilire Però i termini e questo dire che è congruo, cioè mette completamente in discussione i fondamenti della tutela giuridicistica. Cioè, questo a mio avviso è estremamente preoccupante. Comunque, voglio dire, questo è un discorso troppo complesso. Adesso cioè, non abbiamo assolutamente tempo, dobbiamo chiudere. Scusate, era giusto per Grazie, lanciare grazie. questa per lanciare un'ulteriore Grazie. bomba. Grazie.